Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti alla rubrica Gita Galattica a Shadespire. Come sapete, abbiamo dipinto le nostre fantastiche bande e oggi io e Papà Paesiello ci sfidiamo. Abbiamo deciso per questa tornata di utilizzare solo il materiale della scatola base. In questa scatola base quindi abbiamo utilizzato i mazzi introduttivi forniti sia per la banda dei predoni del caos che per la banda degli Stormcast Eternal, e quindi abbiamo tutto quello che avete bisogno per poter utilizzare la scatola di Shadespire direttamente sul nostro tavolo da gioco. Esatto, quindi oggi la mia banda di Steelheart combatte contro la banda di dei predoni di Garrek Barba Insanguinata, che prenderà un sacco di botte. Spiedato campione del caos di Korn, che ti farà... Vedremo, ora lo andiamo a vedere. Verifichiamolo. Cominciamo quindi la nostra gita nel mondo di Shadespire. Attenzione a non tagliarvi. Ok, siamo pronti per il primo grande spareggio, forse il più importante della partita, che vede un tiro di 4 dadi, presi a caso tra difensivi e attacco, non importa. E funziona così: chi fa più critici vince lo spareggio. Lo spareggio funziona così: chi fa più critici vince. In caso di pareggio di critici si contano i mezzi supporti. In caso di parità ulteriore dei mezzi supporti si contano i doppi supporti. Se nel caso ci fosse un ulteriore pareggio, si rispareggia di nuovo. Tira, Papà Paesiello. Korn mi assiste. Nessuno vedrà i tuoi tiri di dado. Korn mi assiste. Ok, quindi abbiamo due critici. Un bel tiro da parte del Papà Paesiello. Korn lo assiste veramente, a quanto pare. Ma vediamo il nostro Fra, che fa la bellezza di zero critici, un martello, una spada e due supporti doppi. Quindi per cui il nostro Fra sarà il primo a scegliere la plancia e il nostro Papà Paesiello sarà a sistemarle. Ok, abbiamo finalmente sistemato le plance. Il Papà Paesiello ovviamente ha deciso a disposizione le plance. Abbiamo a sinistra il campo del nostro buon Fra e a destra il campo del nostro Papà Paesiello. Adesso verranno mescolati 5 obiettivi. 4, 5 e 1. Sì, senza vederli vanno mescolati. Ok. E inizierà a disporli il buon Fra nel suo territorio, o comunque dove vuole, nel suo territorio o in territorio neutrale. Che ricordiamo, il territorio neutrale è quella linea di esagoni che intercorre in mezzo ai due territori. Ricordiamo anche che gli obiettivi possono essere messi a distanza almeno di due esagoni gli uni dagli altri e lontani dagli esagoni adiacenti al bordo. Sì. Allora, toccate mettere un obiettivo. Ok. E poi il finale, l'ultimo obiettivo può essere messo in uno degli esagoni adiacenti al bordo. Quindi può essere messo lì. Adesso a questo punto possiamo scoprire gli obiettivi e vedere che obiettivi ci sono. Abbiamo l'obiettivo 3, 5 e 2 nel territorio del nostro buon Fra, mentre l'obiettivo 1 e 4 nel territorio del nostro Papà Paesiello. Bene, ora partiamo con lo spareggio per vedere chi inizia a schierare. Per Korn! Abbiamo un critico per il Papà Paesiello e 3 doppi supporti, mentre invece un critico e un mezzo supporto per il buon Fra. Quindi sarà il buon Fra a decidere chi inizia a schierare. Schiera Severin in faccia alle orde barbariche. Abbiamo una rapida decisione da parte di Fra di schierare anche Oberyn in prima linea. A quanto pare il nostro Fra andrà per una strategia molto aggressiva. Papà Paesiello però non si fa intimorire e pone in prima linea anche lui i suoi modelli. Ok,
Il buon papà paesello ha terminato lo schieramento dei suoi modelli. Ricordiamo che il nostro fra, avendo finito di schierare per primo, avrà un critico addizionale nello spareggio per decidere chi inizia per primo. Iniziamo a sistemare però intanto i token per le attivazioni, così siamo pronti per iniziare la partita. Perfetto. E possiamo partire iniziando prima di tutto a pescare le carte, così sapete se dovete scartarle o tenerle. Facciamo questo spareggio per vedere chi avrà la decisione di iniziare o meno questa partita. Il nostro buon fra fa un critico e il nostro papà paesello 0, quindi il nostro fra potrà decidere chi inizia questo primo round e la sua prima attivazione in questo primo round. Inizio io. Viene ceduto la prima attivazione al buon papà paesiello. Io attiverei Targor, il pazzo, e lo faccio muovere sull'obiettivo numero 1. Ok, quindi mettiamo il segnalino che Targor si è mosso effettivamente, solo il divieto, sì, giusto, okay. Esattamente. E segnaliamo che il nostro paesiello ha fatto la sua prima attivazione. Ora bisogna vedere se il nostro paesiello ha carte da giocare. Ma nessuno. Per il momento il nostro paesiello non gioca carte. Il nostro fra gioca carte? Passo. Perfetto, quindi possiamo passare alla prima attivazione del nostro fra. Pesco una carta. Ok, il nostro fra si limita a pescare una carta. Paura, No. Vuoi fare azioni? Fra, hai qualche carta da giocare? Sì. Attenzione, il nostro fra gioca una carta. Gioco una reazione. Tattiche degli Stormcast. Ok. Quindi nella prossima attivazione potrai attivare questa reazione. Il nostro paesiello gioca Offerta di Sangue, una carta temibile, e vediamo cosa fa il nostro paesiello grazie a questa carta. Ok, tocca a me. Sanguinario amico, subisce un danno, sai, il sanguinario. Ok. E lo attivo. Ok. Attivo lui e faccio dichiarare una carica. Ok, no, non serve perché lo sto facendo con la carta, giusto? No, io solo gli ho fatto la ferita e la prossima attivazione. Ok, facendo lo attivo. Ok, adesso tocca a fare la tua attivazione, certo. Quindi adesso dovrai spendere la tua attivazione e dichiaro una carica con Saek. Saek nei confronti di Oberyn. Auguri. No, ma vai tranquillo, non ti preoccupare. Vieni vicino, non ti preoccupare. Ci sono già sbeffeggi da parte. Allora, posso muovere il fra? Sì, sì. 1, 2, 3, 4. E quindi adesso gli va messo il segnalino carica di fianco. Che sarebbe? Quello lì dall'altra parte dello stop. Sì, esatto. E adesso puoi attaccare. Ok. Bene, quindi i dadi attacco sono quelli bianchi in questo caso. Due dadi più due. Tira due dadi più due dadi perché gli hai dato quell'abilità. Tira il pure sulla plancia. Ok, abbiamo due martelli e un doppio e due doppi successi. I doppi supporti. Quindi due martelli e due doppi supporti. Quindi due successi da parte di Saek. Oberyn si può salvare solo facendo un critico o uno scudo. No, solo un critico in realtà. In realtà solo un critico. Purtroppo la schivata per Oberyn non è sufficiente, quindi per cui Oberyn subisce quanti danni? Tre danni e non solo, volendo poi decidere di spostarlo indietro. Ok, allora lo sposto di qua. Perfetto, ok. Quindi Oberyn subisce ben tre ferite e viene sbalzato indietro da Saek. Che adesso pregherà per la sua vita. Bene, dopo aver fatto questa azione... il nostro paesello potrebbe giocare una carta. No, va bene così. Ok,
Nostro Fra, vuole giocare una carta? Sì. Attenzione, perché il nostro Fra gioca Fragore di Tuono, che sceglie un guerriero nemico e spinge di un esago in qualsiasi direzione. Tan tan tan! Quindi viene spostato Saek in adiacente a Oberyn e adesso sono cavoli amari. Tocca al nostro Fra attivare. Quindi spendiamo un'attivazione e il nostro Oberyn attaccherà crogiolando di colpi e martellate in faccia il nostro Oberyn. No! Attenzione però! Porca il nostro Oberyn fallisce miseramente il colpo. Porca miseria. Che disdetta per il nostro Fra. Io con quello non posso più attaccare, giusto? Con lui non puoi più attivare proprio, perché lui ha fatto una carica. Ok. Quindi, però attenzione, perché il nostro Fra può giocare una carta. E il nostro Fra gioca pozione guaritrice, tirando un dado potrà e riesce a guarire addirittura due ferite grazie alla pozione guaritrice. Ok, bene, il nostro paesiello potrebbe giocare in risposta delle carte volendo. Sì, ma non l'ho fatto. Ok, bene, ora è la terza attivazione del nostro paesiello. Lui può attaccare, giusto? Lui può continuare ad attaccare in questo caso, perché essendo stato fermo e avendo solo dichiarato un'azione d'attacco, lui potrà continuare ad attivare Oberyn. Ma quindi? Beh, a questo punto attivo Garrek e gli ordino di caricare per supportare. Attenzione signori, il nostro paesello prende a piene mani il coraggio e Cornel sembra confidare in lui. Vedremo se questa azione, che può essere coraggiosa oppure folle, potrà dare buoni risultati alla sua partita. Due dadi. Attenzione, no, c'è supporto. Abbiamo un successo grazie al mezzo supporto. Quindi vediamo se Oberyn riuscirà a difendersi da questo attacco. E questa volta, e neanche questa volta, il buon Oberyn riesce a difendersi. Quanti danni subisce? Due danni. Due danni, quindi riprende i due danni che si era curato dalla pozione. A questo punto ti ricordo che ti puoi ancora una volta spingere Oberyn lontano rispetto a Garrek. Ovviamente non potrà prendere la posizione di Severin perché è rimasta occupata, quindi potrà scegliere gli unici due caselle libere adiacenti alla sua attuale, al suo attuale esagono. Lo metto. Ok, viene sbalzato di un esagono brutalmente da Garrek Gorbeard. E non gioca. Però posso così. Ma attenzione, il nostro Fra carica violentemente con Oberyn, tentando di picchiare il buon Saek. Vedremo se riuscirà nell'intento. E neanche stavolta il buon Oberyn riesce a colpire. Oberyn oggi sembra essere ubriaco a quanto pare. O forse sarà stata la continua riforgiatura dopo la sua morte che gli ha causato problemi mentali. Non ne prende uno. O forse Oberyn quest'oggi non è Oberyn, ma in realtà è Colombino che veste le armature di Oberyn. Ma detto Colombino. Io posso attaccare, posso scegliere di fare un mio attacco a prescindere da quale esso sia, se carico. Muovo e attacco. Tu muovi e attacchi, sì. Ok. Esatto, anche se a distanza, assolutamente. E valgono anche i supporti. E valgono anche i supporti, certo. Assolutamente sì. Allora, la mia ultima attivazione. Attivo Capsus l'incatenato. Mm-hmm. Lo faccio caricare. Ok. No, quella è per cosa fare? Muove di 4. 1, 2, 3, 4. E a 2 di distanza. Sì, quindi può andare a picchiare Oberyn. Attenzione, Karsus tenta un'altra carica. Allora, quindi va a supportare Garrek e Saek. Vediamo se riuscirà nell'intento. A 2 di distanza. Con le spade. Una spada. Un successo per Karsus che colpisce Oberyn. Vediamo se Oberyn questa volta ce la farà. E neanche questa volta Oberyn riesce a salvarsi. Attenzione perché Oberyn in questo caso viene ucciso. Possiamo eliminare la carica di Oberyn da lì. E il nostro paesiello guadagna un punto gloria. Facciamo vedere questo punto gloria
trionfale per il paesiello. Perfetto, possiamo tenerlo lì. Un punto sangue. Gloria per il paesiello. Ma io culo, no, incredibile. No, no. Non è, né in difesa né in attacco, non è uscito ancora niente. Incredibilmente, Oberyn oggi non aveva voglia di combattere e quindi il nostro paesiello ne ha approfittato e l'ha ucciso brutalmente. Ora vediamo se il nostro paesiello ha delle carte da giocare. Adesso per esempio possono essere giocate carte migliorie spendendo il punto gloria. Il punto gloria, ricordiamo che anche se speso viene conteggiato alla fine per i punti gloria nel punteggio finale. No, per il momento va bene così. Vedo come si comporta fra. Bene, arriviamo all'ultima attivazione del nostro fra. Del primo round ovviamente. Riuscirà a vendicare il morto Oberyn? Attenzione, Severin combatte con estremità e baldanzosità e riesce a fare un successo incredibile. Per la prima volta gli Stormcast oggi riescono a colpire Saek, viene bersagliato da questo attacco. Io a questo punto ho un dado da difesa, ma conto anche il supporto, giusto? Assolutamente sì, il mezzo supporto è valido come successo in questo caso. No. A questo punto il nostro Saek si difende con la schivata e quindi viene tramortito con la spada dal temibile Severin, che ovviamente ha visto uccidersi un fedele alleato, e il nostro fra guadagna un fantastico punto gloria. Poverino, ha fatto il suo. Adesso dobbiamo capire se il nostro fra vuole giocare una carta. Attenzione, il nostro fra intanto, mentre stavamo spiegando cosa succede quando muoiono tre guerrieri per Khorne, ci gioca offensiva totale. Su quale giocatore, su quale personaggio giochiamo offensiva totale? Severin. Il buon Severin, quindi buon Severin avrà offensiva totale. Cosa fa? Si possono tirare dadi aggiuntivi. Spieghiamo questa carta a chi ci segue. Si possono tirare due dadi addizionali quando questo guerriero effettua un'azione attacco, ma non quando effettua un'azione carica. Quindi se carica non può usare questa abilità, se sta fermo e combatte sì. Se lo fa, però nella successiva non può essere attivato di nuovo nella stessa fase. Quindi è come se avesse caricato. Esatto. Quindi fa un attacco solo praticamente. Sì. Diciamo sì. Ok. Ok. A questo punto possiamo. A questo punto. Tutti i segnalini. Adesso a questo punto possono essere rimossi tutti i segnalini che ci sono sul campo, i dadi ovviamente che intralciano il campo. E partiamo con il paesiello nel vedere se ha finalizzato qualche sua carta obiettivo. Io ho controllare l'obiettivo 1. Ok, quindi il nostro paesiello fa controllare l'obiettivo 1 e prende un punto ottiene un punto gloria. Ok, punto gloria. Quindi diamo un potenziamento a Garrek, ovviamente, perché è l'unico a cui può essere dato, che gli dà più in difesa viscido di sangue. Bene, altre carte da giocare, Ale? No, io sono a posto. Ok. Questo è Targore. Ok, quindi il nostro paesello ha fa tutto quello che doveva fare. Puoi adesso pescare una terza carta obiettivo, visto che ne hai solo due, e rimpinguarti le carte potere fino ad averne 5. Passiamo al nostro Fra, hai fatto qualche obiettivo? Assolutamente. Ok, adesso quindi puoi scegliere se giocare carte potenziamento, ma non hai punti gloria da spendere. Quindi sta a te a decidere cosa scartare e poi ritornare ad avere 5 carte potere e 3 carte obiettivo. No, adesso siamo 2 punti gloria per il paesiello e 1 punto gloria per il nostro fra. Dobbiamo fare uno spareggio per vedere ancora una volta chi inizia, chi ha la prima attivazione nel secondo round. Via con i dadi, abbiamo un critico e invece 2 critici per il fra. Quindi fra vince per 2 critici a 1 e sta ancora lui decidere chi avrà il primo turno. Vince io. Questa volta inizierà il buon fra, ovviamente. Chiamatelo stupido. Attivo sì. La nostra Bright Shield che carica. Ok, quindi segnalino carica e ti tira 3 mazzuate sui denti a tuo campione di Khorne. Dado se n'è andato, ma abbiamo solo una spada e invece 2 martelli. Tu hai infusione con i martelli. Quindi 2 successi da parte di Angrat. Io tiro 2 dadi. Ok, perché grazie al fatto che gli ha dato più in difesa. Salvo sempre con lo switch, però il mezzo supporto come. Quindi sempre schivate e mezzo supporto critici. Critico e mezzo supporto. Basta il critico, perché il critico annulla tutti i risultati che non sono critici. Ok.
Questo vuol dire che il mio attacco è fallito, giusto? Il tuo attacco è esattamente fallito. Hai una carta reazione da giocare? Certo. Assolutamente sì. Il nostro Fra è pronto a tutto. Ad ogni evenienza. Facciamo vedere cosa gioca il nostro Fra. Assalto instancabile. Reazione, gioca questa carta dopo l'azione attacco di un guerriero amico che fallisce. Quel guerriero può effettuare un'altra azione attacco contro lo stesso guerriero. Dopo che ho... No, lui sta facendo una reazione e quindi la fa subito dopo una tua azione. Mezzo in supporto. Questo caso ha mezzo supporto. Che vale lo stesso perché c'ha il suo vicino. Ok. Di nuovo. E riesce a schivare, quindi niente di fatto per gli Stormcast, che oggi sembrano un po' scarti. Porca miseria. Però lei c'ha una ferita in meno, credo. No, hanno tutti e quattro fritti i trastorni. I trastorncast godono di ampia salute. Di buona salute. 1, 2, 3, 4. Ricordiamo che il buon Arnulf, se fa un critico, ha un danno maggiore. Quindi fa danno 2. Ok. Poi quello poi. Sì, posso fare questa. Posso, lei ha caricato. Ok, posso fare questa cosa. Ok, attivo io. Attenzione, quindi prima attivazione per il nostro paesiello. Attivo Arnulf. Quindi Arnulf va a caricare impunemente. Dico di caricare. Urlando corn a squarciagola. 1, 2, 3, 4. Ok, quindi si posiziona di fianco ad Angra Brashing. Ok. E lo faccio attaccare. Lui tira due dadi, la spada, no, questo era, sì. Tira due dadi con la spada, ma con critico fa un danno extra. Esatto. Attenzione perché abbiamo una spada, quindi un successo per Arnulf. Angrid però fa critico, e questo cosa significa? Non solo che riesce a liberarsi da qualsiasi danno con il suo scudo parando i colpi di Arnulf, ma non solo, si esalta e quindi diventa più potente. Però adesso non può attaccare. Ma Angrid esaltata è un cane tosto da uccidere. Io poi gioco pioggia di sangue. Pioggia di sangue, attenzione, vediamo cosa fa. Pioggia di sangue, la potete vedere anche voi ora. Tutte le azioni d'attacco nella prossima attivazione hanno la caratteristica spade, anzi, anche se normalmente avrebbero la caratteristica martelli. Quindi, diciamo che questo andrà a penalizzare tutti gli attacchi degli Stormcast, che fino ad ora però non hanno provato di essere molto abili, quindi magari con le spade riusciranno finalmente a colpire qualcosa. Attenzione! Magari mi ha fatto anche un favore. Magari mi hai fatto anche un favore, chi lo sa. Bene, altre carte da giocare ci sono? Il nostro Fra ha qualche carta da giocare, perfetto, quindi possiamo passare all'attivazione del nostro Fra. Quindi seconda attivazione. Ti meno con lui. Sì. Quindi il nostro Severin Steelheart va a colpire il nostro simpatico. Con mezzo supporto. Quindi con un mezzo supporto Garrick Orvir viene colpito. No, non è tira, può scegliere di farlo. Il nostro buon paesello si salverà con una schivata, con un critico. E basta perché non ha altri supporti e mezzi supporti. Quindi attenzione, il buon Severin quanti danni fa? 3. Ben 3. Quindi il nostro Garrick Orvir subisce 3 danni e rimane con una sola ferita. Attenzione signori, perché questo potrebbe essere molto grave per il nostro paesello. Puoi decidere volendo di spingerlo. Anche no. Ok. Volevo vedere se eri preparato. Fai qualcosa? Sogghigno. Io giochi una pozione, attenzione signori, perché facciamo vedere che il nostro pesello ha una pozione autentica e non farlocca. Una ferita. Una sola ferita viene curata a Garrick, che comunque rischia moltissimo comunque la vita. E diciamo la verità, questa mossa potrebbe essere ritenuta abbastanza inutile, visto che i Stormcast fanno più o meno 3 danni. E questo, diciamo, comporta che anche curandosi 2 ferite, il buon Garrick è nelle paste frolle, in ogni caso. Nelle frolle paste. Quindi diciamo che la pozione contro di questo la devo cambiare, non serve. Vabbè, comunque. Però, andiamo avanti. Allora, facciamo così. Io attivo Garrick. Ok, quindi nella seconda attivazione il nostro paesello attiva Garrick. E provo a dargli una mazzata almeno contro di lui. A chi? A
a Severin. Ok. Quindi Garrick contro Severin, vediamo cosa succede. Supporto. Ok, allora attenzione. Aspetta. Attenzione. Signore e signori, perché il nostro paesiello con Garrick non ha colpito assolutamente nulla. Ascolta, ma. Ah, ma tutti i difendenti. Ha fatto un due doppi successi. Diciamo che ha ucciso solo le farfalle. Mentre il nostro Stormcast, che comunque tira da difesa, si è esaltato poiché ha fatto uno scudo. Quindi qual è la fregatura? Che quando uno di corna non riesce a colpire, succede questo. Vabbè. Bene, quindi carte da giocare? No. Nessuna, attenzione, perché questo potrebbe essere il canto del cigno di Gargoyle Beard. Ok, quindi passiamo fra tu hai carte da giocare? No, quindi passiamo. Attivo direttamente, strano che non posso attivare in nessun modo attualmente Bright Shield, quindi attivo direttamente Steel Heart e proverò a dare due colpetti così in simpatia al nostro Garrick. Attenzione, due mezzi supporti. Questo significa che con due schivate o un semplice critico il nostro Garrick si salverebbe. Basta un solo critico. Ma non ce la fa. Ma non ce la fa, e quindi il nostro Garrick viene spatasciato a terra. Piantato come un chiodo nel terreno. Esattamente. Ma cosa succede a questo punto? Attenzione. Si esaltano tutti gli altri. A questo punto però tutti gli altri si esaltano. Poiché appunto. Hanno poco da esaltarsi, perché è morto Garrick, che però nonostante ciò Arnulf, Targor e l'altro squatterinato della banda che sono lì tra i corniti, insomma. Io chiamo carica con lui. E va ad attivare. Attivo lui. Sì, quindi attivi Targor nella tua terza azione. Quindi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sì, perché è esaltato. Ok. Targor l'è saltato, tira 3 dadi, fa 2 danni. Ok, quindi. Abbiamo un danno. Un supporto, quindi un successo. Ma Non solo, attenzione! Perché Bright Shield è esaltata, quindi la morte picchia. Regola speciale. Bright Shield praticamente usa il suo scudo quando un nemico fallisce il suo attacco per picchiarti. Te l'avevo detto che Bright Shield è esaltata da un osso duro. Quindi Targor se la vede bruttissima in questo momento. Perché Bright Shield fa un critico. E quindi Targor si può salvare solamente facendo un critico. Ah, perché solo avendo fatto un critico, assolutamente sì. Ma porca miseria, sì, ma allora! Incredibile Targor, sopravvive alla Targor. C'ha più culo che anima, porca miseria. Oh, potenzialmente sì, perché l'anima l'ha venduta forte. È vero, che è quello. Ok. Penso che caricherò. Quindi... un supporto c'è e io lo schivo soltanto schivato a critico, con la schivata a critico, quindi stampato per terra muore. Quindi attenzione, perché il nostro fa immediatamente un obiettivo fulmine, il fulmine colpisce grazie alla carica con esito positivo e uccisione, questo obiettivo viene fatto e il nostro fra guadagna un punto gloria. Dopodiché vediamo se il nostro fra ha delle carte da giocare. A Bright Shield darò più una ferita con Benedetto da Sigmar. Poi, ok, quindi ho speso il punto. Poi a Steelheart darò, visto che posso darlo solo a lui, passo eroico. Ok, che gli permette di muoversi dopo aver fatto reazione. È una reazione passo eroico. Dopo che un guerriero nemico termina la propria attivazione entro due esagoni da questo guerriero, posso, se voglio, spingerlo di un esagono. Ok. E poi cacchio. Il nostro paesello ha carta da giocare, attenzione. Io a questo punto potrei giocare. Frenesia
su Targor. Ok. Tiro un dado addizionale quando questa persona è carica. Ok. Perfetto. Quindi Targor tirerà una. Sì, non mi servirà adesso, ma questo è per. Ok. A posto, okay. Quindi a questo punto, come prima, abbiamo ah no, il nostro pensiero è l'ultima attivazione. Abbiamo anticipato i tempi. Utilizzerò l'unica cosa che posso fare, non potendo rimuovere per. Non potendo attivare, puoi pescare una carta, esatto. Bene. A questo punto, partendo dal nostro fra che è stato il primo a giocare, vediamo se il nostro fra fa degli obiettivi. Uccidi il tiranno. Devi pescare un obiettivo. Perché quando tu fai immediatamente un obiettivo ne peschi subito un altro. Sì, su due allora. Ok, allora il nostro fra fa uccisore di tiranni, che infatti praticamente la sua banda ha messo fuori dai giochi un guerriero, un leader avversario. E invece poi riesce anche a fare maestoso, cioè consegui immediatamente questo obiettivo se in questa fase la tua banda da guerra ha messo fuori dai giochi due o più guerrieri. Quindi assolutamente sì. E, tra l'altro, essendo immediatamente ne peschi un'altra. Mi piace questa cosa. Ancora no. Ok, fatto ciò, fra ci devi dire se vuoi giocare delle carte che hai in mano. E a sto punto sì, giusto per. Ma giusto per, do un movimento in più a Steel, anzi a Bright Shield. Ok. Altre carte da giocare? No, per il momento no. Ok, quindi puoi assolutamente recuperare tre. Pescare altre carte fino ad avere tre carte obiettivo e cinque carte potere. Il nostro paesello invece ha fatto carte obiettivo? No. Ok. Quindi adesso puoi decidere se scartare tutto e pescare altrettante carte o semplicemente ritornare ad avere 5 carte potere e 3 obiettivo. Prendo 5 carte potere. Ok. Partiamo con lo spareggio per l'ultimo terzo round che determinerà la vittoria. Nel frattempo i nostri giocatori tirano i dadi. Dove il nostro fra vince anche Sgrama Rauz. Dov'è che il nostro fra vince quest'ultimo terzo e ultimo spareggio con uno due critici pesanti. Ricordiamo ai nostri amici che ci seguono, il nostro paesiello ha 2 punti gloria e il nostro fra ne ha ben 6. La pesantezza di questo risultato si farà sentire. Ma vediamo cosa succede. Fra, inizierà con questo turno. Inizio io. Attenzione, il nostro fan inizierà. Va bene. Attivo lei che picchia lui. Ok. Quindi la nostra Bright Shield mi picchia il buon Targor. Ok. 3 martellate sulle gengive di Targor. Vediamo come va. Molto bene, dai. Un critico e basta. Che poi ho 2 mezzi supporti, ma non avendo in realtà nessuno non posso farlo. Attenzione, invece perché il buon Targor deve salvarsi con solo il critico. Niente, quindi Targor. Quanti danni fai? 3. 2, scusa, 2. Sono sufficienti. Quindi Targor muore male anche lui. Stampato per terra. Assolutamente. Ma... sì. Quindi. Carte da giocare, fra? No, un attimo solo. Se avete delle reazioni, anticipano questa cosa, attenzione. Provo a giocare prima, a me non mi serve più per negargli lui sul polo. Ma. Non ce l'ha comunque. Non la gioco così per divertimento. Attenzione perché il nostro fra gioca attacco valoroso. I guerrieri nemici non possono supportare il bersaglio della prima azione attacco alla prossima attivazione. Cosa che non può ovviamente accadere visto la solitudine in cui vaga il povero Arnulf, che è da solo come un piglione. Ok. Direi che state poco io. Paesello fa la sua prima attivazione. Cosa farà quel buon Arnold? Muovo. Attenzione. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi il buon Arnold si muove, quindi segnalino movimento su Arnold, che scappa via imprudentemente. Korn non sarebbe contento di questa tua scelta. E infatti le ultime decisioni del buon paesello sono risultate catastrofiche. Ma vediamo quale strategia ha in mente il nostro paesello. Lui non ci può arrivare. In ogni caso uso questa. Ok. Cosa fa? Attenzione.
amico. Il primo guerriero amico che subisce un qualsiasi numero di danni nell'attivazione successiva subisce solo un danno. Quindi, in ogni caso, anche se malaugurata sorte dovesse essere colpito, Arnulf prenderebbe un solo danno. Posso giocare una carta? Sì. Spendo. Dopo grande... No, sto dicendo una minchiata. Gioco... Grande minchiata? Ah, no, non mi serve! Gliene avevo già dato il più uno al movimento. Sì. Uno, due, tre, quattro. Avrai chip carica o muove? Muove e basta. Ok. Quindi mettiamo il segno di movimento su Braich. Carte da giocare. Per me... Per me al momento no, grazie. No, io... Non la farò fuori mai, c'ha 4, 5 ferite c'ha questa. Sì. Non la prenderò mai. Vabbè, e a questo punto non posso attaccare, sì. Che vuoi? Certo che puoi attaccare con Arnold, visto che hai solo mosso. Quindi questa è la tua seconda attivazione. Seconda attivazione, attacco. Vai. 3. Senza pietà, Arnulf attacca Braichid. Niente. Assolutamente niente, ma Braichid ovviamente può rispondere. Può rispondere grazie alla sua reazione. E quindi con quello da 2 mi sembra, sì. Con parata furiosa. Invece te lo fa. Ok. Ah, non però riesce a schivare, attenzione! Come dai! Diventa esoso! Ok, carte da giocare? No. Anzi, aspetta, scusa. No. No. Per me? Petra. Attivo Bright Shield. E ti do le tre martellate sulle gengive. Un martello, bello. Assolutamente non è sufficiente e quindi il nostro Arno muore decretando quasi per certamente una sconfitta. Ale, vuoi fare la tua... hai carte da giocare? Avete carte no, da giocare? Eccetera, non ho carte eccetera. Da giocare. Ok, però tu hai carte da giocare rispetto a questa tua ultima azione. Non mi cambierebbero nulla. Ok, tocca al nostro paesiello. Pesco. Che pesco la carta. Niente carte da giocare, quindi tocca al nostro ultima fra. Ultima attivazione al nostro fra. Posso pescare anche un obiettivo o solo uno di questi? Allora, tu volendo puoi scartare l'obiettivo che hai in mano per pescarne un altro. Farò proprio così. Questo non lo so. Come azione. Scarto questo perché i miei... vedete, scarto conquista, anche perché non potendo più farlo perché tutti i miei... Modelli dovrebbero essere nel territorio avversario, ma avendo già mosso Bracci non posso più portarlo di là, quindi ne pesco un altro. Niente. Ok, quindi questa è l'ultima attivazione di Fra, tocca il nostro buon paesiello che vediamo cosa fa. Vediamo se non c'è... Provo a cambiare pescare. Quindi scarti una carta obiettivo e pesca una carta obiettivo. Sì. Ok, a questo punto possiamo passare alla fase finale del terzo round e quindi chiudere la partita. Ha iniziato di nuovo per prima Fra, quindi Fra, riesci a fare qualche obiettivo? Ah, perché abbiamo... È il tuo turno. Nel senso che non c'è il terzo. Round. No. Sì? Qualcuno, tipo 8. Qui. Porco cane. Attenzione signori e signori, riesco a fare distruzione nostro, e blocco. Il nostro Fra riesce a fare ben distruzione. Cioè io riprenderei la faccia di papà paesiello in questo momento. Attenzione perché vogliamo fare una ripresa anche della faccia del papà paesiello. In questo caso completamente distrutto. Ma mettiamo anche sotto distruzione. Vediamo anche distruzione e la faccia del paesiello. Tornando da noi, il nostro Fra fa anche blocco, praticamente non ha fatto... E non ci sono modelli nemici nel mio territorio. A parte che non ci sono modelli nemici. Non ci sono modelli nel territorio... Quindi aggiungo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7-8 punti gloria, per un totale di 16 punti gloria. Tu quanti ne hai fatti? Io ne ho fatto uno, perché c'è solo massacro in più. Quindi... Nessuno controlla obiettivi. Quindi nessuno controlla obiettivi, nessuno... quindi effettivamente il nostro... Per un totale di? 3 punti gloria. Totale tutto? Sono? 3 punti gloria. Ah, ok. Il nostro pesello. Beh, insomma, quindi il tempo di sistemare, di sistemarci un secondo e facciamo la chiusura di questa partita fantastica. Korn, perché mi hai abbandonato, Korn? Hai scelto la divinità sbagliata. Maledetti predoni, saranno buoni solo per cibo per i miei mastini. In effetti. Non sei stato all'altezza della tua divinità. A Korn non importa da dove arriva il sangue. Questa vittoria, questa sconfitta ha portato anche degli insegnamenti. Possiamo dire che ho vinto per pochi punti. Qual è il risultato finale? Ricordacelo, Fra. Quanto hai fatto tu? 3 punti. A me pare 16. 3 punti e 5 idioti spiaccicati per terra, ma ritorneranno. Li aspetteremo per la seconda giro, sicuramente. Il secondo giro di mazzolate. Non esserne così. Come è andata questa partita? Vi è piaciuta? Scrivetecelo qua sotto. Ma ne volete vedere altre? Volete vedere qualcosa in particolare? Volete vedere la mia rivincita su questi Stormcast Eternal? O la sua riperdita, a seconda di come li rimanderemo da Sigmar pezzo per pezzo. Ci potete provare. Ma ci riusciremo. Ricordiamo che il nostro Fra, perché adesso... Non... Adesso lo possiamo dire. Adesso lo possiamo dire. Abbiamo tacciuto una cosa al paesiello. Sapevo che c'era qualcosa che non mi dicevate. Voi sapete che il paesiello è il nostro campione in Warhammer Quiz. Ma in questo caso, purtroppo, il nostro paesiello qui non è un mero gregario. Perché il nostro campione in realtà è Fra. Eh sì, non ho ancora perso una partita con gli Stork. Molto bene, vedremo di infrangere questo. Ci puoi provare come in tanti altri. Ma soprattutto Fra, visto che sei il campione, no? E come il nostro paesiello, diciamo, fa scuola al nostro colombino sul Warhammer Quiz, tu dovresti dare un qualche consiglio tattico al nostro paesiello riguardo le sue scelte in questa partita. Beh, potrei suggerirgli ad esempio che nonostante i suoi modelli siano effettivamente dedicati al dio del massacro, in realtà in questo gioco andrebbero utilizzati un pochino più tatticamente. Caricare a testa bassa degli Stormcast grandi e corazzati forse, e secondo me l'ha già capito da solo, non è la scelta migliore in questo caso da fare tatticamente. L'hanno capito anche loro adesso. E allora sono andate a dirlo a Korn. Ha una tellata sulle gengive, l'hanno capito esattamente. Beh, però uno se lo sono portato giù. Intanto mai fatto tiri così brutti, porca miseria. È dovuto fare di tutto, dalla pozione di cura alla... È andata comunque, pensate. Chissà nella rivincita come andrà. Adesso la giocheremo. Anzi, nella prossima puntata vedrete la mia rivincita. Bene, quindi ci aspettiamo che Korn questa volta ti favorisca veramente. Speriamo che altrimenti il prossimo giro saranno proprio i guerrieri del caos a farsi avanti a raccogliere il mantello di questa... Allora, peggio, papà paesiello potrà fare l'upgrade essendo uscita una nuova banda di guerrieri del caos un pochino più tosta. Come Korn comanda, altro che questi disperati. Comunque, vedremo. Vabbè, allora ci vediamo alla prossima puntata. Come al solito, iscrivetevi al canale, mettete il mi piace, andate a trovarci sulla pagina Facebook, ma soprattutto scriveteci qua sotto. In ogni caso, io volevo dire solo l'ultima cosa, congratulazioni per la bella partita. Grazie, altrettanto. Ciao! Ciao! Vorrei giocare di nuovo perché voglio capire. Però basta video. Senza video, ma io voglio capire le regole. Io ho pescato 5 carte, 5 migliorie al primo turno.